La trasmissione di oggi è la settima trasmissione del Crogiolo del Male. Ricordo che da Radio Gamma noi stiamo trasmettendo da 73 trasmissioni, credo siano 73-75 trasmissioni. Per cui è abbastanza normale che chi si mette in ascolto da poche trasmissioni non riesca a comprendere la complessità e la complessività del discorso che stiamo facendo. Cioè noi siamo una religione, nel senso che il paganesimo è ciò che lega l'essere umano al mondo che lo circonda, non che lo sottomette. E nello stesso tempo comprendiamo all'interno del paganesimo tutte le necessità e tutto il modo di rappresentarsi sia del mondo sia dell'individuo nei confronti del mondo. Per cui, anche se trasmissione per trasmissione trattiamo solo un aspetto, in realtà ne abbiamo trattati centinaia di aspetti precedentemente. Vi ricordo che abbiamo presentato tutta la conferenza di Marghera del 75, del 76, scusate. Abbiamo presentato tutta l'operazione della stregoneria dall'800 al 1689. Abbiamo presentato gran parte della Devotio e delle immagini della religione romana, anche se quella è stata interrotta, ma la riprenderemo e la porteremo avanti, anche perché è un lavoro che devo comunque concludere. Abbiamo presentato il crogiolo dello stregone. E adesso stiamo trattando due aspetti fondamentali, cioè il crogiolo del male e il crogiolo dello stregone all'interno dei quattro canti del mondo. Perché? Perché si riconosce il divino che ci circonda soltanto se si costruiscono delle relazioni con dei divini, cioè se si è se stessi dei divini, scusate un attimo ancora perché. Ecco. Se si è se stessi dei divini, e questo si diventa attraverso il crogiolo dello stregone. E se si riconosce nel mondo che ci circonda il divino. Abbiamo parlato di tutta una serie di variabili, di tutta una serie di considerazioni. E ora stiamo arrivando alla sospensione del giudizio nel crogiolo del male, che è l'argomento della trasmissione di oggi. Scusate un attimo, perché il problema è qua, non finisce più. Vi ho già detto nella trasmissione precedente che abbiamo presentato la volontà, che la volontà è ciò di cui noi non possiamo parlare, cioè la volontà è tutto ciò che non è ragione, cioè tutto ciò che non è descrizione, tutto ciò che non è pensato, tutto ciò che non si può descrivere, che però fa funzionare comunque l'individuo, cioè spinge l'individuo a dilatarsi e a divenire. Per assurdo potremmo dire che tutto quello che sono gli istinti, tutte le azioni che noi facciamo quando siamo in momenti critici, no? Quando abbiamo delle situazioni di tipo molto gravi in cui dobbiamo agire senza pensare, agire immediatamente e molto velocemente, bene, in quel momento noi abbandoniamo la descrizione e diventiamo volontà se abbiamo ancora la capacità di uscire dalla descrizione della ragione, se siamo ancora in grado di abbandonare la ragione. Però, scusate sempre perché le cose qua, se abbiamo la possibilità di uscire dalla ragione, allora diventiamo volontà. Per cui noi possiamo indicare delle cose dicendo, ecco, quella cosa è stata fatta con volontà, è un atto di volontà. L'assalto della tigre, l'agguato della tigre è un atto di volontà, però non possiamo descrivere la volontà, perché la volontà si può praticare ma non si può descrivere. Quando la ragione viene piegata e viene messa al servizio dell'essere umano, anziché essere padrona dell'essere umano, allora viene lasciato spazio anche a volontà, cioè volontà riesce ad avere i suoi spazi, riesce a imporsi sulla ragione e a far funzionare la ragione in funzione di volontà, cioè gli atti della ragione, le descrizioni della ragione non imprigionano più l'individuo, non gli dicono tu devi prima descrivere le cose e poi agire in funzione della descrizione, ma l'individuo riesce a far precedere l'azione alla descrizione. E sono due cose diverse. Può far precedere l'azione alla descrizione soltanto se egli è in grado di percepire le cose che lo circondano anziché limitarsi a descriverle. E questo è ciò che ci porta a fare proprio il crogiolo dello stregone. Cioè il crogiolo dello stregone, attraverso i suoi elementi da mescolare, da fondere, da praticare, ci permette proprio di fare questo, cioè di liberarci dall'assoggettamento della ragione, cioè di levarci fuori dalla posizione in ginocchio, che è la posizione peggiore in cui ci porta alla ragione, e
e nello stesso tempo di ordinare la ragione, metterla al servizio dell'individuo, anziché essere noi al servizio della ragione, cioè la ragione come strumento del divenire dell'individuo. E il crogiolo dello stregone ci permette di fare questo. Però, oltre a questo, un attimo soltanto, scusate un secondo. Dico, oltre a fare questo, la ragione, la volontà deve riconoscere il mondo che ci circonda, cioè deve alimentarsi del mondo che ci circonda e deve costruire delle relazioni proprio per costruire l'individuo, cioè l'individuo sottratto dal controllo della ragione, sottrattosi dal controllo della descrizione, deve ricostruire le relazioni col mondo. Le relazioni col mondo le ricostruisce fondendo il proprio crogiolo, cioè il proprio divenire, quello che lui ha costruito di se stesso, con il crogiolo, col divenire di tutte le coscienze che ci circondano. Perché in quel momento, una volta che ci siamo liberati dall'assoggettamento della ragione, della descrizione, noi riconosciamo tutte le divinità che ci circondano. E le divinità che ci circondano le riconosciamo perché noi siamo divinità. Allora, il primo passo è trasformarsi da esseri umani in ginocchio o esseri umani assoggettati alla ragione in dei, cioè riconoscere il potere divino che abbiamo dentro e alimentarlo. Il secondo passo è quello di riconoscere che ogni coscienza, ogni oggetto, quasi ogni oggetto che ci circonda, ogni tensione che ci circonda, è un divino in sé, è una divinità in sé. E con questa divinità dobbiamo essere in grado di costruire delle relazioni qualora questo ci serva, cioè solo ed esclusivamente nella misura in cui questo ci serve. Nella misura in cui questo non ci serve possiamo benissimo ignorare la cosa, cioè non è che succeda niente. Dopodiché altre coscienze cercheranno magari di costruire delle relazioni con noi che noi possiamo sia rifiutare sia accettare. Cioè, c'è sempre la volontà soggettiva quella che determina la relazione, non c'è nulla di imposto, anche perché il potere di essere non può essere imposto, solo il potere di avere può appropriarsi degli individui, ma il potere di essere, che è determinato dalla volontà che esce, dalla volontà che si impone sull'individuo, che impone la direzione del divenire dell'individuo, non può appropriarsi di qualcosa. Può costruire delle relazioni per mutuo vantaggio, ma non si può appropriare. Solo il potere di avere, solo all'interno della ragione, solo all'interno della descrizione, ci si può appropriare degli individui. Bene, la trasmissione di oggi è la sospensione del giudizio nel crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? Abbiamo detto che, fin dall'inizio, che mentre il crogiolo dello stregone tende a sviluppare il Dio che c'è dentro, il crogiolo del male ha la funzione di impedire lo sviluppo del divino dentro l'essere umano. Allora, se l'atto di libertà, se l'atto di sviluppo del potere di essere, scusate, se l'atto di sviluppo del potere di essere è un atto di volontà soggettiva, cioè un percorso che l'individuo decide lui di fare, partendo dalle condizioni in cui vive, qualunque se siano, naturalmente il percorso sarà diverso, e il crogiolo del male, la distruzione del percorso del divenire dell'individuo, va dall'esterno all'interno. Cioè è un atto dell'oggettività, è un atto del mondo, è un atto di ciò che ci circonda nei confronti del singolo individuo. Allora, parafrasando il pazzo di Nazareth, non è ciò che dall'uomo esce che danneggia l'uomo, ma è ciò che si impone all'individuo che lo danneggia, perché danneggia il suo divenire nei mutamenti. In pratica è ciò che si impone all'individuo che lo distrugge, lo mette in ginocchio, gli impedisce di vedere la realtà. È uno degli elementi che vengono distrutti proprio dall'esterno all'interno, è la capacità dell'essere umano di sospendere il giudizio. Dunque, la sospensione del giudizio nel crogiolo del male. La sospensione del giudizio è il fare naturale e obbligato del bambino appena uscito dalla vagina della madre. In quel momento il bambino non si può definire stupido, ma non emette giudizi in quanto non è stato ancora educato, condizionato a farlo. Dal punto di vista della scienza attuale si direbbe che ha tutte le sinapsi accese e collegate, ma per esprimere giudizi deve focalizzare la sua attenzione spegnendo parte dei suoi collegamenti sinapsici. Una parte di questi collegamenti vengono spenti in quanto qualificano l'essere come componente della specie, meno una piccola parte che copre l'area comportamentale che noi definiamo comunemente come la differenza fra la persona socialmente stupida, cioè ai limiti dell'intelligenza sociale,
alla genialità come capacità di comprensione dell'esistente, sempre in riferimento ai parametri del sistema sociale in cui viviamo. Il bambino, appena nato, non emette giudizi, egli è volontà che lo spinge ad esercitare le proprie determinazioni. Egli adatta se stesso alle sollecitazioni che riceve dalla madre, prima, nell'ambito familiare poi, e infine verifica lo spegnimento sinapsico nell'ambito sociale nel quale ha i riscontri della funzionalità delle proprie scelte come risposta alle sollecitazioni provenienti dalla madre e dall'ambito familiare o dalla comunità ristretta nella quale ha fondato i primi mesi e i primissimi anni di vita. Lo spegnimento sinapsico, ricordo che lo spegnimento sinapsico è un sistema che ho usato io per definire la cosa, e se voi leggete Castaneda vi dirà che è il punto d'allineamento, cioè dice che c'è un punto in cui noi allineiamo le nostre tensioni, il nostro essere. Esistono sempre nelle visioni della stregoneria delle cose che si allargano, delle cose che si restringono, cioè dei punti luminosi che si allargano e che si restringono, e vengono letti in maniera diversa. Però siccome stiamo parlando, stiamo usando i termini della ragione, uso il discorso dello spegnimento del reticolato sinapsico perché è più comprensibile attraverso quello che è la realtà scientifica. Lo spegnimento sinapsico può essere senza ritorno, può avvenire in modo rigido e totalizzante per l'individuo o può essere più leggero, come se i collegamenti risultassero sospesi, quasi si tenessero pronti per la riaccensione. I primissimi mesi, i primissimi anni di vita sono determinati dalla formazione del futuro piccolo essere umano. La sospensione del giudizio è un atteggiamento presente alla nascita del corpo fisico, un atteggiamento che impone al nuovo nato una domanda sempre presente: cosa ancora non conosco per emettere un giudizio? Cosa devo sapere? Cosa e come devo chiedere? Come posso comunicare quello che voglio? Nel crogiolo del male, la madre si ritiene creata ad immagine e somiglianza del suo Dio. Lei sa qualunque cosa, mentre il suo bambino è stupido, piccolo, indifeso e impotente. La madre prima e il sistema sociale poi spengono al bambino il reticolato come loro sanno fare. In stregoneria si dice che fissano l'attenzione del bambino. La non conoscenza, l'adesione ad un'immagine presentata, costruisce un'ancora che salda un individuo a delle certezze fantasiose, ma gli impedisce di balzare nell'infinito delle condizioni umane. Che quest'ancora si chiami Dio creatore o ragione, comunque blocca l'individuo nel punto in cui la vita lo ha sconfitto. Il Dio creatore o la ragione costruisce la sua certezza e con quella certezza, sia pur con delle modificazioni funzionali, ha arrancato per tutta la vita. Quelle certezze deve imporle al figlio. La madre costringe il figlio ad adeguarsi alle sue certezze. Lei è stretta nella morsa della paura. Ha paura che quell'ancora si stacchi. Lei non la staccherà mai. Si considererebbe spersa, in preda al panico. Quell'ancora alimenta le sue certezze anche sul letto di morte. Quell'ancora è il suo giudizio, assoluto, determinato, inappellabile. Quel giudizio deve essere imposto. Le sue moine, le sue carezze, i piccoli ricatti psicologici e affettivi, le non risposte alle sollecitazioni del figlio e ancora le risposte che non giungono mai. I muti perché che la madre non è in grado di affrontare, i muti perché rimasti senza risposte, il loro avvizzimento alla fine uccidono la ricerca del perché delle cose nel bambino. La madre ha trionfato, ha imposto se stessa al bambino, il bambino ha cessato di proporle il proprio vuoto da riempire, il bambino ha accettato il proprio vuoto, ha smesso di chiedere, la ricerca del bambino è stata finalmente uccisa. I fenomeni che il bambino attendeva per costruire se stesso, i suoi giudizi, non sono mai arrivati. Alla fine, quando finalmente arrivano per altre vie, sono stati distrutti gli strumenti emotivi, psichici, sinapsici, per poterli elaborare. Il tradimento nella costruzione del suo futuro è arrivato dalla madre. La madre rappresenta il sistema sociale e quanto il sistema sociale ha costruito nella madre.
Quando gli strumenti dovevano essere forgiati, la madre non gli ha forgiato un'ancora con la quale bloccargli il... Quando gli strumenti dovevano essere forgiati, la madre invece gli ha forgiato un'ancora con la quale bloccargli il volo nell'infinito. La madre costringe il bambino ad emettere il giudizio. Ma che bello questo bambino! Assomiglia alla mamma o al papà? Quanto ha fame al mio piccino! Piange, poverino, hai sonno! Non sono risposte al bisogno del bambino. Al bisogno espresso si risponde solo con l'azione, la soddisfazione del bisogno. Il bambino viene avvolto nell'elencazione. Un'elencazione più o meno ricca a seconda degli elementi che madre, padre e famiglia riescono a presentare, a seconda della ricchezza che hanno accumulato nel corso della loro esistenza. Alla fine diventa, nei casi più gravi, solo costrizione al giudizio. Alle battute da mentecati il bambino è sollecitato a rispondere, ad interiorizzarle, battute stupide e domande da deficienti. Ma quanto bene vai alla tua mamma? Guarda che bella sorellina! Che buono il gelato! Ti piace? Il bambino spegne le sue sinapsi, organizzando se stesso su quanto la madre gli offre. La famiglia gli conferma, il sistema sociale approva. Il bambino è costretto ad emettere giudizi nonostante che i fenomeni non arrivino o non siano sufficienti né egli sia più in grado di ricordare cosa ha perso. Cosa rimane a questo individuo? Giudizio dopo giudizio costruisce l'elenco del suo mondo, lo descrive e quando non è in grado di descriverlo invoca i fantasmi della ragione e del Dio creatore, la logica matematica, il potere dogmatico della scienza. Questi oggetti lo possiedono in misura e in modo diverso a seconda del suo divenuto. Qualche madre non è assoluta, qualche madre non è totalizzante, qualche famiglia ha sete di conoscenza, qualche madre si ribella alle condizioni subite e intollerabili, qualche padre è ardimentoso, qualche madre affronta la vita serrando i pugni, qualche padre rifiuta di essere un padrone e preferisce essere un padre. Qualche madre ascolta il sussurro del sole e dell'essere natura. Qualche padre preferisce il soffio del vento al bicchiere in osteria o alle riunioni dei dirigenti d'azienda e simili. In quei casi il reticolato sinapsico si adegua, ma i giudizi a cui il bambino è sollecitato non sono assoluti, non sono imposti violentemente, non sono necessariamente espressi a difesa della sua sopravvivenza emotiva. Il giudizio è accondiscendente ma personalizzato. C'è la possibilità del dubbio, la possibilità di aggiungere delle variabili. Li chiamano ribelli, li chiamano secchioni, li ritengono barbosi e pedanti, monotoni nella continua ricerca che sembra non porti a nulla, ma sono coloro che non si adeguano agli schemi della pulsione di morte, coloro che hanno messo in atto delle strategie di vita per costruire il loro futuro. Qualunque quello sia, purché si sottragga al grigiore della pulsione di morte espressa nel presente. Questi bambini sono coloro che non si inginocchiano perché i genitori non ritenevano importante servire il prete, comunque genitori che costruivano delle variabili. Sono coloro che guardano il televisore ma sono in grado di gustare la lettura di un libro. Sono coloro che sono ancora curiosi. Fino ad una trentina d'anni or sono erano pochissimi, non tanto per il televisore, tanto per l'assoggettamento in assoluto. Oggi sono molti di più, in quanto molti più genitori hanno cominciato ad imporre se stessi anziché subire le imposizioni del sistema sociale. Molti più genitori hanno rinunciato ad imporre la pulsione di morte cercando di dilatare se stessi anziché rintanarsi in rifugi bloccati da ancore che concedono una sicurezza apparente in cambio della distruzione della costruzione del futuro. E questa è come si impedisce in un bambino l'esercizio della sospensione del giudizio.